Ragazzi, dobbiamo parlare. No, non preoccupatevi assolutamente. Non devo rimproverarvi. Al massimo devo rimproverare me, ma neanche tanto. Questo video è semplicemente per informarvi su un grande aggiornamento che ci sarà presto sul canale. Per cui vi voglio belli carichi, prendete i popcorn, prendete le patatine, sedetevi. Godetevi il video e prima di andare al video vi lascio lo sponsor di oggi, che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo, ma io vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G e beh, come ho detto prima, dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare perché c'è un grandissimo aggiornamento sul canale. Un aggiornamento che è stato possibile soltanto grazie al vostro supporto. Tutti voi, ovviamente, sapete che sono un partner YouTube, lo vedete tranquillamente dagli annunci che ci sono prima del video, per cui se volete aiutarmi a essere ancora un partner YouTube, guardate il video fino alla fine, mettete mi piace, condividete, accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video. Sapete anche che sono un affiliato Twitch, questo sempre grazie a voi e grazie a tutti gli sponsor esterni che ci sono stati in questi mesi, da ottobre più o meno fino adesso. Diciamo che sono riuscito a mettere da parte un po' di soldini per fare un ulteriore upgrade al canale e far crescere non solo il lato della produzione video, ma anche il lato della produzione in streaming. Allora, come sapete, io streamo sulla piattaforma Viola 3 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15, salvo eventi speciali, ma credo che comincerò a streamare un pochettino più spesso con questo nuovo upgrade che sto pianificando. Di cosa si tratta praticamente? Ogni streamer che si rispetti, che voglia portare dei contenuti di qualsivoglia genere, che vadano dai gameplay ai benchmark di alcuni componenti, ha un setup doppio PC. Ok? Fondamentalmente esistono 3 tipi di macchine da streaming. Una macchina che fa tutto, che in questo caso è il mio setup, perché con un processore a 16 core, 32 GB di RAM e una RTX 3080 si riesce tranquillamente a fare tutto. Si riesce tranquillamente a fare just chatting, si riesce tranquillamente a giochicchiare, dico giochicchiare perché c'è una perdita di performance non così enorme, ma c'è una perdita di performance soprattutto nella risposta dei comandi ed è una cosa che personalmente a me dà fastidio. Se dà fastidio a me in streaming, voi lo percepite. Quindi l'upgrade va a toccare proprio questo punto. Un altro tipo di macchina, di setup per lo streaming è un setup con 2 PC diversi, nel senso c'è un PC da gioco, c'è un PC da streaming, un PC da gioco appunto gioca, riproduce il video, fa, non lo so, benchmark eccetera eccetera, manda il video all'altro PC che tramite una scheda di acquisizione encoda il tutto e mette tutto su internet o comunque una scheda video, e c'è poi una terza opzione che è quella per la quale ho optato io, che è la via di mezzo fra tutte e due, perché il PC singolo costa tot, 2 PC costano il doppio ovviamente se volete le performance al top. La soluzione che ho trovato io è proprio una via di mezzo. Infatti chi mi segue comunque in streaming lo sa, sto pianificando una build con doppio PC in un solo case. Raga, cose. Una build doppio PC in un solo case, è una cosa davvero figa. E adesso vi andrò a spiegare il perché. La build principale sarà quella che ho adesso, appunto.
Ryzen 9 3950X, RTX 3080, 32 GB di RAM e vabbè, svariati SSD. Sapete bene o male la mia configurazione, se non la conoscete la trovate in descrizione con il link affiliato Amazon se volete dare un'occhiata. La seconda configurazione che io andrò a creare è qualcosa di molto molto meno potente, che dovrà tenere a bada solamente una parte dei task ed è abbastanza potente però per fare tutto. Infatti abbiamo un processore Ryzen 5 3400G, è un quad core con chip grafico Vega 11 integrato. Questo perché? Perché raga, acquistare una seconda scheda video per fare l'encoding di un eventuale video in entrata in questo PC, beh, sarebbe costato decisamente troppo. Mi sono fatto un pochettino un giro sull'internet, l'ho trovato su eBay a un prezzo decisamente buono da uno store italiano e ho deciso di prenderla. Il tutto sarà montato su una B550 Mini ITX di Aorus, dovrebbe essere la Pro AX, ad ogni modo comunque state vedendo le immagini in sovraimpressione. È una scheda madre che ha una buona dotazione di porte USB, può contenere SSD M.2, infatti chi mi segue anche su Instagram, raga, tutto in descrizione comunque, sa che ho da poco preso un Samsung 980 Pro, un SSD M.2 NVMe PCI Express generazione 4, che sarà il disco principale del mio PC principale, mentre il 970 Evo Plus sarà il disco di boot del PC da streaming, insieme a... Questo SSD è un Samsung 840 Evo da 120 GB, per l'archiviazione comunque di qualche dato, raga, non avrò bisogno di tantissima memoria, perché quel PC sarà adibito soltanto allo streaming di contenuti provenienti dal PC principale. Il tutto sarà encodato da un Elgato Game Capture 4K 60 fps Mark II. Perché il Mark II, non il Mark I? Il Mark II è più efficiente. Fondamentalmente scalda molto di meno, consuma di meno e costa di meno. Sì, io non capisco ancora perché la vecchia, la Mark 1, costi ancora così tanto, ma ok. In pratica come funzionerà il tutto? Funzionerà come ho detto prima, cioè il PC principale produrrà il video, sarà mandato alla scheda di acquisizione che si occuperà dell'encoding del video, lo trasmetterà comunque al processore, al 3400G, che manderà il tutto su internet. Detto in termini molto molto semplicistici, ragazzi, non vi preoccupate, ci sarà comunque un video build al riguardo. Ma voi direte, sì, ok, ma come? Spiegaci un attimo, cioè ti servono due alimentatori? No ragazzi, assolutamente no. E per questo ringrazio la community del gruppo Telegram di Saddi, ringrazio soprattutto Saddi, Falco75, Patrick di Dantes Hardware, perché siamo stati fino a tarda notte a discutere di questa cosa. Con il mio Corsair HX1200 sarebbe possibile splittare il cavo 24 pin per poter collegare tutte e due le schede madri. È una soluzione che potrebbe funzionare, però sinceramente, se esiste un alimentatore apposta per questo task, e ricordiamoci, l'alimentatore non è assolutamente semplice, soprattutto questo tipo di alimentatore, è il Revolt X 1200 Watt di Fantex. Già che ho detto Fantex, avete perfettamente anche capito dove la build sarà messa. Ad ogni modo, è un alimentatore che ha il doppio degli ingressi per un setup doppio PC, è un 80 Plus Platinum, un'efficienza altissima, su base Seasonic addirittura, quindi beh, credo che meglio di questo non potevo davvero scegliere, se non forse qualcosa 80 Plus Titanium, ma ragazzi, non esiste un 80 Plus Titanium di questo tipo, quindi per forza il Platinum, e il Platinum vabbè, va più che bene per quello che devo fare. Beh, il tutto sarà montato in un Fantex Ento 719, oppure chiamato Lux 2, questa qui è come viene chiamato praticamente oltreoceano. È un case full tower, un casino di spazio nel quale può essere montata una scheda madre ATX, Extended ATX, la mia è un Extended ATX in questo caso, quindi c'entra perfettamente, come sistema principale, quindi nel lato superiore, e nel lato inferiore viene messa una Mini ITX, che sarà appunto il PC da streaming, e quell'alimentatore, appunto, il Revolt X 1200 Watt, sarà messo dietro, così che i cavi possano passare, ovviamente, e collegare tutte e due i setup. È un progetto molto ambizioso, è un progetto che non mi è mai balenato in testa, mai, davvero mai, ma dato che il canale, i vari canali social stanno andando bene, seriamente bene, e vi ringrazio per questa cosa,
voglio darvi un contenuto semplicemente migliore. Ci saranno dei video aggiornamenti, ci sarà la video build, sappiatelo. Non so come mi metterò col set, non so dove mi metterò a riprenderla, ma io voglio farvi vedere il tutto, voglio farvi vedere come il tutto sarà montato, come il tutto prenderà vita e magari anche farvi vedere le problematiche di un setup doppio PC. E ho fatto anche una piccola scommessa con Saddi, lui mi dà 5 live di tempo per tornare a un setup mono PC, ma vedremo chi vincerà, caro Saddi. Sì, ti sto sfidando ufficialmente. Quello che sto cercando di dirvi è che voglio fare un ulteriore salto di qualità, voglio migliorare ancora di più la qualità del canale per dare qualcosa in cambio a voi, perché da settembre, quando ho ricominciato a fare video in maniera seria, in maniera più professionale, con attrezzatura degna di tale nome, il vostro supporto è stato continuo. Io mi sento estremamente lusingato, mi sento estremamente fortunato, non riesco ancora a capire perché voi seguiate una persona come me, che credo di essere una persona normalissima con una semplice passione, ma a quanto pare vi piace la mia passione perché la condividiamo in molti, ed è una cosa che mi fa morire davvero, mi lusinga davvero tanto, per cui credo di dovere qualcosa in cambio anche a voi. Quindi i pezzi sono stati ordinati, il costo non va assolutamente a influire sul mio bilancio, assolutamente, ma questo vi ripeto sempre grazie a voi, perché voi guardate i video, mi seguite in streaming, e tutto questo è stato possibile appunto grazie a voi. Detto ciò ragazzi, in descrizione trovate tutti i componenti che ho citato, trovate la mia attuale build e trovate tutti i canali social per venire a seguirmi, venire a fare due chiacchiere. C'è il gruppo Discord nel quale abbiamo una sezione galleria dove potete caricare le foto delle vostre build e ogni tanto facciamo un contest sulla build più bella, la foto più particolare del vostro PC, queste cose qui, comunque cose che a noi nerd piacciono tanto. Io non so che altro dirvi se non ne vedremo delle belle, ma davvero ne vedremo delle belle. Vi ringrazio, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto DG, e ci vediamo in questa settimana con un video molto particolare. Ragazzi, forse ho trovato il degno sostituto della pasta termica. Ciao!